Benvenuti a Salute e Sanità da Eva Perasso, il magazine che racconta i grandi temi della medicina, della salute, della sanità e che parla del benessere della persona. Abbiamo qui con noi oggi il dottor Antonio Merello, benvenuto. Buongiorno. Benvenuto dottor Merello. Il dottor Antonio Merello è specialista in ortopedia e in chirurgia della mano e lavora sia nel suo studio privato sia presso l'ospedale Galliera di Genova. Dottore, oggi le chiedo di parlare di un argomento particolare e molto diffuso, in realtà una patologia molto diffusa, che sono tutte quelle cosiddette tendiniti che colpiscono sia il polso sia la mano. Cominciamo intanto a Certo, raccontare di cosa si tratta e perché soprattutto se ne soffre sempre di più. assolutamente. E diciamo che è un argomento su cui ritorno abbastanza volentieri perché è un argomento di frequente incontro nella vita di tutti i giorni. Innanzitutto parliamo di tendiniti e qua parliamo nello specifico delle tendiniti della mano e del polso, ma poniamoci un po' una domanda: cos'è una tendinite? La tendinite, come dice il nome stesso, è un'infiammazione di un tendine. Perché si infiamma questo tendine? Il tendine si infiamma per due motivi sostanzialmente. Uno, perché vi è un sovraccarico funzionale del tendine stesso, vuoi nella mano l'uso ripetuto della mano stessa in una gestualità continuativa, che può essere un lavoro, uno sport, eccetera, come può essere legata a un invecchiamento anche del tendine, perché anche i tendini, come tutte le parti del nostro corpo, invecchiano e, ahimè, per fortuna raramente nella mano, a volte si rompono anche spontaneamente o sotto stress a seguito di un invecchiamento. Quindi abbiamo un'infiammazione di un tendine che può essere invecchiato, quindi abbiamo una tendinosi, che è l'invecchiamento del tendine, e una tendinite, che è l'infiammazione del tendine stesso, che il più delle volte determina dei dolori. Perché si formano questi tendiniti? Come ho detto precedentemente, si vengono a determinare a seguito di movimenti ripetuti di un nostro settore corporeo, qua la mano e il polso. E questi tendini scorrono in una sorta di canali che sono canali anatomici, che sono fibrosi in genere, e proprio perché questo contenitore consente di muovere meglio il segmento del corpo umano, che in questo caso è il dito, grazie al tendine, tante volte questo contenitore o si stringe lui o il tendine si ingrossa e quindi vi è un conflitto e quindi una tendinite da sfregamento. Ovviamente, computer, i telefonini che abbiamo Certo. sempre in mano, continuiamo a rispondere a messaggi, eccetera, non ci aiutano Assolutamente no. a star Diciamo bene. che se una volta le tendiniti venivano probabilmente e più frequentemente per attività manuali anche pesanti, l'operaio, il contadino, eccetera, adesso diciamo nella vita che purtroppo ci fa diventare schiavi di queste nuove tecnologie, l'uso della mano è soprattutto legato a oggetti, chiamiamoli elettronici, quali possono essere in prima istanza i mouse, i telefonini, i videogiochi, eccetera. Quindi vi è una forte comparsa di queste patologie legate a una nuova patologia da lavoro, che può essere a volte quella del mouse. Tra queste, poi ve ne sono alcune particolari che si sentono citare, una rispetto per esempio alla mano è quella del dito a scatto. Ecco, il dito a scatto. Tutti fanno la domanda, a volte confondono il dito a scatto col tunnel carpale. C'è una sorta, diciamo, di un po' di confusione da questo punto di vista. Sono cose diverse. Il dito a scatto è una tendinite, in buona sostanza, legata ad una infiammazione dei tendini flessori, ovvero sì, a quelli che fanno piegare le dita della mano. Questi tendini a livello del palmo scorrono all'interno di un canale che, proprio a livello, diciamo, della regione palmare, è più spesso, questo canale è più rigido, per cui se usiamo tanto la mano, vedi la parrucchiera ad esempio, o vedi determinate attività sportive, che può essere anche il tennis, eccetera, determinano un'infiammazione del tendine e questo tendine ingrossa, ingrossando ha difficoltà di scorrere all'interno di questa guaina che è semirigida. E frega, più si infiamma, più ingrossa, è un fenomeno che si autoalimenta finché si ha proprio un inceppo funzionale nello scorrimento del tendine e lì compare il famoso scatto. Altra patologia, un nome francese, un nome complicato, la malattia di De Kervén, questa volta per il polso, giusto? Eh sì, diciamo che la malattia di De Kervén è un parente prossimo del dito a scatto, perché la patogenesi, ovvero sia l'origine, è simile.
vi è un interessamento di due grossi tendini a livello della porzione radiale del polso. Questi tendini hanno il compito di sollevare, di radializzare il polso, consentendogli movimenti di radializzazione che sarebbero quelli verso il pollice, tanto per essere semplici. Questi due grossi tendini anch'essi passano all'interno di un canale che è fibroso a livello della porzione distale del polso, per cui il tendine vuoi per attività manuali ripetute e ripetitive, quale può essere l'uso del mouse, si infiammano, ingrossano, più fregano, e poi si ha questo conflitto proprio con una tendinite violenta, molto fastidiosa, urente, danno dei forti dolori, dei forti bruciori a livello del polso che ci limitano notevolmente il movimento. Teniamo conto come cambiano i tempi, una volta veniva chiamato la malattia delle balie proprio perché si veniva a manifestare per il sollevare ripetutamente i bambini, adesso gli autori anglosassoni la legano alla malattia del mouse proprio per il movimento di spostamento radiulnare del polso nell'uso del mouse. In effetti sì, l'ha detto lei, la tendinite è una delle classiche cose che le mamme ricordano bene, soprattutto dei neonati, perché a furia di pullare, di tenere in braccio i neonati, il polso e la mano... Patologia sono... che compare tuttora, non è solo le balie, anche le neomamme. Senta dottore, come le curiamo? Cioè, innanzitutto come si effettua la diagnosi? Diagnosi, diciamo, il più delle volte è clinica. Diciamo, un occhio esperto, perlomeno un ortopedico, un chirurgo della mano, fa una diagnosi di quasi di certezza della tendinite. Se poi vogliamo aggiungere degli esami strumentali, possiamo dire che l'esame strumentale più frequentemente utilizzato è l'ecotomografia. Questa ci consente di vedere le dimensioni del tendine, se questo è infiammato, se queste guaine sono inspessite, quindi strozzano il tendine, e quindi la diagnosi, oltre che a confermare queste immagini, oltre che confermare la diagnosi, ci dà anche un indirizzo verso la terapia. La terapia. Perché lì spesso in questi casi il chirurgo parla sempre di fare un intervento, ma è proprio necessario. Direi che in questi casi la terapia chirurgica, io non sono un aggressivo in queste patologie tendinee, perché più delle volte si riescono a curare. Nei casi lievi bastano il ghiaccio degli antinfiammatori, altre volte bastano delle terapie fisiche, quale può essere la laser, la tecarterapia, che adesso è parecchio di moda, e queste terapie possono dare risultati veramente buoni, corposi. Quando la patologia inizia a essere un pochettino più importante, una o due infiltrazioni di steroide risolvono il problema, e qua sfatiamo la teoria che queste infiltrazioni di cortisone determinano dei danni sui tendini, mangiano i tendini si rompono. Ovviamente se queste vengono fatte in dosaggi elevati e soprattutto troppe possono determinare dei danni, fatte oculatamente sono terapeutiche, per cui ben vengano queste infiltrazioni con steroide. Rarissimamente si può usare anche l'acido ialuronico in determinate cose. Se tutto ciò non determina risultati, allora ahimè vuol dire che non è più un tendine ingrossato, ma è anche la sua guaina che lo circonda, che si è spessita e lo strozza. A questo punto, gioco forza, dobbiamo passare alla terapia chirurgica. E in questo senso ci sono novità? Grosse novità non ci sono dal punto di vista chirurgico. Diciamo che cerchiamo sempre di essere il più mini invasivi possibili, i tagli cercano di essere sempre più piccoli, cercano di essere sempre più estetici, però il concetto è quello che bisogna comunque tagliare longitudinalmente queste guaine affinché queste guaine si allarghino, proprio perché strozzavano il tendine possa ritornare a scorrere come faceva precedentemente prima della malattia, e quindi ovviamente andare a stare meglio. Note di cronaca: alcuni utilizzano delle tecniche endoscopiche per il trattamento di certi tipi di tendinite, io personalmente non utilizzo, e è giusto che comunque si sappiano. Personalmente non vi vedo dei giovamenti particolari rispetto alle tecniche meno invasive, però
per la cronaca, è giusto, corretto, segnalare. Bene, allora dottore, diciamo che ci rincuora rispetto alle tendiniti, perché sì, si possono curare tranquillamente, a meno che, come giustamente raccontato, il caso non sia davvero grave. Ringraziamo il dottor Merello per essere stato con noi e diamo appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci. Arrivederci.